diciamo. Voglio vincere. Ancora più convinto. Voglio vincere. Hai commosso J-Ax. Ho visto un po' la sua espressione quando si è girato. Oddio, c'è una suora lì. Hai commosso J-Ax. Ho visto un po' la sua espressione quando si è girato. Oddio, c'è una suora, Luisa. Però è stata bellissima questa cosa lì. Suor Cristina, resta qui con noi a The Voice. Grazie. Dai. Anche questa settimana GQI è finito in cima alla classifica dei trend topic su Twitter e noi così dopo ogni puntata vogliamo un po' raccontarvi quali sono stati i tweet divertenti, gli hashtag più twittati e dopo la seconda blind non possiamo non parlare di Suor Cristina. E c'è Iddio che dice: vedo che Suor Cristina va alla grande, bravo Gesù, stavolta hai avuto una buona idea. Ma attenzione, perché anche il cardinale Gianfranco Ravasi ha twittato per Suor Cristina. E questo era il Vangelo di Pietro, pensate un po'. Ed è in questa blind audition che si inaugura un hashtag che è stato anche questo tra i più twittati della serata, ovvero Axforismi. È l'hashtag che riassume tutte le frasi epiche di Ax e una di queste è proprio rivolta a Suor Cristina, che dice: se avessi incontrato te quando andavo a messa a quest'ora sarei papa. E ancora: adesso sono in missione per conto di Dio come i Blues Brothers. Più volte nell'arco della serata i coach hanno fatto notare come l'inglese di alcuni talenti non fosse proprio perfetto e non sono stati gli unici a notarlo. Per la serie Pigia il bottone c'è il tweet di Boris Sollazzo che scrive: io comunque ho ancora dolore per aver visto la Carrà che premeva il bottone con la gamba, solo vedendola mi si è lesionato un legamento. È anche divertente vedere come durante la diretta i coach si scrivano dei tweet a vicenda, no? C'è anche molta competizione per accaparrarsi il talento migliore. Per la serie invece pronostici non azzeccati abbiamo il tweet di Rob Gregg che dice: passa quello coi capelli, a noi pelati non ci vuole nessuno, sob. Gregg, ti sei sbagliato, è passato il pelato. Continuate a twittare con hashtag TVOI perché i tweet più divertenti li leggiamo qui sul sito thevoiceofitaly.rai.it, dove troverete anche tutti i video di backstage. Seguiteci anche su Facebook e su Instagram. Vale Cuore vi dà un abbraccio, ciao! Che serata! La seconda puntata delle Blind Auditions volge al termine. Ma sarà difficile dimenticarne i momenti salienti. Senza un attimo di tregua, ma è stata una serata unica anche per i coach. Ogni volta che hanno girato le poltrone, hanno spalancato gli occhi, increduli di fronte alle sorprese. Ma sei una suora vera o... Sono una suora verissima. Pizzico di irriverenza e molta ironia. Siamo il diavolo e l'acqua santa, devi venire con me. Il mondo parla di The Voice of Italy. Oltre 20 milioni di visualizzazioni. Giornali di tutto il mondo hanno riportato la notizia. Star internazionali la acclamano. Ho un dono, ve lo dono. The Voice of Italy, mercoledì su Rai 2.
Allora, senti, sei stata quindi quanto tempo in Brasile? Sono stata un anno e mezzo, sono ritornata 2 mesi fa. Lo diciamo, come passa il tempo? Sì, passa. Ma te l'hanno detto quante volte, dicevo, ma mi raccomando, quando arrivi in Italia, Cristina, sì, la fate passare dal mio programma. Sì, anche perché già mi avevi invitato già da tempo. Detto, facciamo una piccola tirata ad orecchie, stendi il braccio, sai a chi? A Suor Maria Pina, la nostra assistente spirituale, che aveva promesso che qualora fosse venuta lei, l'avrebbe accompagnata, siccome anche lei, oltre a essere una suora di grandi qualità, canta molto bene anche lei, e io speravo che magari viene, ci canta qualcosa, invece lei non c'è. Senti Cristina, ma sei stata in Brasile quindi un anno e mezzo. Sì. Ecco, qual è la cosa che ti è mancata di più, è la cosa più bella dell'Italia, è la cosa più bella che hai trovato lì in Brasile? Cominciamo dalla più bella. Sì. Là in Brasile la gente è molto accogliente. Sì. E quindi questo mi ha sbalordita, perché sono arrivata, è come se tutti mi aspettassero tipo da tantissimo tempo, così. Quindi questo è stato bellissimo, no? Essere accolta in questo modo. Che mi è mancata dall'Italia? Sinceramente non mi sono mai posta questa domanda, ma fa parte del tuo carattere. Infatti. Il fatto di non lamentarti mai di quello che non hai. Questo è un, magari tuo, le persone, la famiglia, insomma, a volte anche i piatti tipici, soprattutto perché sono siciliana, magari il pane di casa, cose così. Però devo dire che mi sono... Come hanno preso la tua decisione? Perché è chiaro, con una che ha la sentirete poi la voce, con una che era la tua voce, uno magari poteva pure immaginarsi, perché no, una legittima carriera artistica, eccetera. Come l'hanno presa i tuoi? L'hanno presa benissimo. Bene. Anche perché sin da piccola io sono stata sempre educata un po' ai valori, insomma, cristiani, e al punto che quando io ho sentito dentro questa chiamata mi nascondevo da mia madre, perché sapevo che se mia mamma l'avesse saputo sicuramente no, quindi io all'inizio ero molto chiusa. Ah, quindi sapevi che mi nascondevo. Era il suo sogno in qualche modo. Sì, anche che perché bello. Poi me l'ha rivelato, che in un momento di difficoltà sua ha chiesto al Signore che uno dei due figli fosse totalmente di Gesù. E alla fine sono io il frutto delle sue preghiere, insomma. Sai cosa c'è di bello, Cristina? Mentre ti guardo, quando si parla di religione non ci sono vie di mezzo. Io spesso mi indigno quando guardo, perché c'è tantissima falsità. Troppa gente usa la religione proprio come alibi morale, no? E si vede dalle angolazioni così, dalla mimica che... Quando parli tu si vede, e secondo me sono questi i messaggi di cui abbiamo bisogno per credere, perché che la vita è molto più bella di quanto spesso, di come spesso ci viene dipinta. Sì. Io spero davvero, promettimi però, che suora o non suora continui a... Certo! Sì, perché è bellissimo, è un dono, giustamente. Anche perché la mia chiamata è avvenuta proprio sul palco, quindi non posso che fuggire da... Benissimo. Gesù poi... mi ha dato questo dono non per metterlo di lato, ma proprio per metterlo al servizio. Bene. È così che... Di belle voci ce ne sono tante, ma saper porgere così con tanta naturalezza, c'era già un grande senso religioso in quello che facevi. Anche se tu non mi avessi detto che vuoi fare la suora, c'era comunque un grande spessore proprio spirituale, tutto quello che facevi, questo tuo sguardo pulito. So che te lo posso dire, perché non sei una che si inorgoglisce, che tu hai veramente il concetto più profondo di quello che c'è scritto nei Vangeli, poi, no? Che bisogna serenamente rendersi conto anche magari dei doni che ci dà il Padre Eterno, però senza farne un motivo di vanto eccessivo. Tu lo prendi così. È proprio perché è un dono, no? Quello che ho ricevuto. Ma quando è che io ti dovrò chiamare Suor Cristina? Fra perché 2 mesi. Non vedo l'ora, poi ti chiamerò. Fra 2 mesi esatti, guarda. 2 mesi esatti, Suor Cristina. Senti, poi io ti ho vista anche quando c'erano le messe, perché ogni tanto c'erano le funzioni religiose, e la tua voce primeggiava, poi la chitarra. Sì, diciamo che sto in bello così. Sì. Poi questa canzone per me è particolarmente significativa, perché mi ricorda la madre, no? Perché nel cammino religioso a volte... La madre Carmela? Generale, sì, sì. Sì. Perché nel cammino religioso a volte... Madre Carmela di Stefano. Sì, sì. Oh. Ecco. E nel cammino religioso a volte ci si scoraggia, quindi... E una volta lei mi disse, guarda, canta ogni giorno il tuo Magnificat, come Maria lo fece, no? E così questa canzone, il Magnificat, mi ricorda che ogni giorno devo rinnovare questo mio sì a Gesù, perché altrimenti, no? Perché lui è
è la fonte della mia gioia e lui è tutto per me, no? Quindi magnifica, te l'espressione più alta del sì a lui. Ma il bello che dici queste cose, che sono grandi, e le dici con una tale naturalezza che proprio non viene neanche il dubbio che ci possa essere una qualche forzatura. E tu sei, figli quanti siete? Due, e ho un fratello più grande. Ah, quindi, infatti l'hai detto prima che uno dei due doveva, lui sì. Non è un sacerdote? No. E lui è felicemente fidanzato. Sì. Senti, io ho una famiglia anche, soprattutto una famiglia acquisita, siamo imparentati con una famiglia dove ci sono molti sacerdoti, sorelle, e non tutti la pensano alla stessa maniera, lo sai, adesso ti dico una cosa un po'... Sì. Un po' forse al di fuori di quello che abbiamo detto fin qui. Ti capiterà a volte, qualcuno incrocerai, che ti dirà, ma come? Con una voce così bella, con un dono così, ti metti a fare la suora. Tu cosa dici in quelle? Io dico che in realtà non è che mi metto a fare la suora, io sto servendo, no? E poi non sono stata io che ho scelto questo, è lui che mi ha chiamato, io ho solo risposto di sì all'amore. Quindi... io continuerò a cantare e canterò solo per lui. E quindi diciamo che il mio canto ormai è diventato una lode, anche perché il mondo ha bisogno di gente che comunichi con le stesse lingue, no? La musica è un mezzo importante per comunicare, quindi è un mezzo anch'io che posso usare per testimoniare, per far conoscere a tutti l'amore che io ho incontrato, che ho trovato. Quindi sicuramente il mio dono è un mezzo potente per testimoniare. Sicuramente. Sai che la vocazione è una cosa che ha del misterioso. È un mistero, sì, sì. È un mistero perché tu ne parli con grande naturalezza, ma per uno che sta al di fuori, che magari non ci crede troppo, tu come fai a spiegare proprio il meccanismo? Che cosa succede? È un determinato giorno, è una maturazione, è una cosa prepotente che ti prende di colpo, non ne puoi fare a meno? No, io credo che magari, come è stato per me, no? Io ho vissuto fino alla mia adolescenza così normale, una ragazza normalissima. A un certo punto sentivo che anche il cantare, fare le serate, è lì che diciamo, ho imparato ad essere tecnica, tra virgolette, e facevo matrimoni, organizzavo tante cose. Anche quello lì mi lasciava infelice, in realtà io avevo bisogno di altro, no? E finché un giorno poi Gesù si è servito delle suore per farmi per risvegliare qualcosa che c'era dentro di me. E... c'è stata una suora particolare? Sì, Suor Concetta. Suor Concetta, la conosco io? Non so, no. Lei vive a Firenze, è stata tantissimi anni in Brasile. Non è di quelle che stavano, no, non di quelle che stanno a Roma, no. Sì. No. E diciamo che lei direttamente mi fece una domanda che per me era una cosa... una domanda normale, dice, sì. Perché tutto è iniziato attraverso un musical, che le suore in occasione del centenario hanno organizzato un musical. Sì. E il musical racconta la storia della fondazione. Ma non è quello dove canta anche Suor Maria Pina, no? Sì, quello lì, il coraggio di amare si chiama. Il coraggio di amare, dove c'è la bella voce di Suor Maria Pina, fai così. La prossima volta vieni, la leghi. Usa violenza una volta nella tua vita, usa violenza con Suor Maria Pina e la porti qui e la facciamo cantare. Ma lei è tanto impegnata, ma comunque va bene, cerchiamo di portarla. Torniamo allora, un giorno. Sì. Quindi Suor Concetta. E allora un giorno presentando questo musical, perché io ero la protagonista del musical Suor Rosa, nonché la fondatrice della congregazione, sì. E poco prima di entrare in scena lei mi chiese, Cristina ascolta, ma... non è strano che tutta la compagnia, perché la compagnia erano di una parrocchia di un paesino vicino al mio, che era Santa Croce, no? Io sono di Comiso, e io viaggiavo. Io ci ho cantato a Comiso. Mi ricordo. Beh, c'eri tu, no? Non so se è stata quella volta, perché mi ricordo che c'era mia madrina che era sfegatata. Ah, Franco sì. Simone è arrivato! Deve essere una persona di gusto, insomma. Sì. Niente, quindi, sì. Ritornando, mi chiese, Cristina, non è insolito che tutta la compagnia fa parte di un altro paese, cioè totalmente, e tu sei l'unica che hai viaggiato, fatto tanti sacrifici, a cui è stato dato pure il personaggio principale, insomma. E io che ero fuori dalla chiesa, io ero rivolta... Chiariamo, Suor Rosa è la fondatrice dell'ordine... Delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia. Tant'è vero, io che viene da lì anche, no? Il fatto, il nome della nostra accademia.
è un richiamo anche, no? Alla Star Rose Academy. Sì, mi pare che all'origine anche Massimo De Marco, quando c'era con noi, mi disse che c'era di mezzo con la madre superiora, spiegavano che c'era di mezzo questo richiamo, insomma. E quindi mi chiese, ascolta, ma non è insolito appunto che tutti gli altri sono in un altro paese e tu sei... E io risposi io che ero contro Dio, non volevo sapere di chiese, di preti, di suoni, non volevo sapere di niente. Io gli dissi, no, io lo so il Signore cosa vuole da me. Quella mia risposta mi lasciò tanti punti interrogativi. Che è successo? Perché ho dato una risposta così? È da lì che ho cominciato ad avere contatto con le suore, andavo a trovarle. Ma questo così, senso così di beatitudine che ti si legge nel viso. Sai che noi comuni mortali siamo molto inquieti, tutti quanti. E ad onor del vero devo dire che lo trovo più spesso nelle donne che negli uomini, questo senso di... anche più spesso tra le suore, io parlo in libertà, più spesso tra le suore che tra i sacerdoti, questo senso di quiete, di beatitudine raggiunta e di capacità comunque di giovare agli altri, di essere utile agli altri. Molto bello duettare con te. Grazie Cristina, davvero grazie. Allora la salutiamo come Cristina Scuccia. Poi ci tornerai a trovare. Da suora. Come suor Cristina. Sì. Va bene? Quindi adesso ci fissiamo questi capelli perché dopo saranno coperti, no? Coperti, hai intenzione di... Si tagliano? Che succede con pochino, i capelli? Un pochino, ma per comodità. Raccontaci un po' della, di che succede dei capelli delle suore. Ma più che... Un fatto tagliati. Di praticità. Sì, perché sotto il velo magari vedi come ce li ho io, ricci ribelli. Magari danno fastidio allora, sotto il velo, quindi si tagliano. Una bella sforbiciata e così. Va bene. Anche per spogliarsi, perché questa può essere pure una ricchezza, no? E quindi la vanità, tante cose. Quindi spogliamoci anche dei capelli. Va bene. Cristina, davvero grazie infinite. È stata sicuramente una delle puntate più particolari di questo programma, però secondo me anche una delle più belle. Te ne sono grazie grato. Grazie a te per l'invito. Grazie, grazie. Salutami la madre, Sor Maria Pina, tutti gli allievi, gli vecchi e nuovi, e tutte le sorelle, e tutti quelli che incrocerai. Magari possiamo mandare un saluto da qui direttamente. Ma come lo mandalo? Guarda, mandalo proprio. Ciao ragazzi! Era la nostra, ormai posso dire, potevo salutare come Suor Cristina, metteria. La nostra Suor Cristina! Non lo sono ufficialmente, ma... Beh, ma insomma, ormai ci siamo quasi. Ciao, io sono Cristina, interpreto il personaggio di Rosa. E devo dire che questo personaggio è il personaggio principale del musical, quindi è un ruolo molto importante. Come strumento nelle tue mani, io possa portare il tuo messaggio di pace e la tua benedizione a tutti i nostri fratelli più bisognosi. È stato un po' complesso entrare nella parte di Rosa perché comunque non è, cioè, non sono così come lei, insomma. È un personaggio da imitare e anche nel nostro piccolo, proprio ad ammirare per la sua forza, la sua carica, con cui ama i piccoli, ama i bisognosi e si dona al Signore. Allora, io sono Lorella. Sono una delle autrici del copione insieme con Gianni Brulma. L'idea è nata sotto suggerimento della madre generale delle sue Orsoline, della Sacra Famiglia, in occasione del centenario della fondazione. Ci è stato chiesto di produrre un lavoro che facesse riscoprire alle suore le loro origini. Posso
insegnato? Ma sì, la provvidenza! La provvidenza si può servire delle mie umili mani! Ciao a tutti, sono Enzo, il musicista. Ho fatto queste musiche coinvolto da Lorella, un lavoro che ha preso subito il cuore. Non ho molto da dire, spero che le musiche siano il mio veicolo di trasmissione del messaggio. Un'altra cosa, ragazzi, le braccia, così. Allora, le due davanti dai laterali e poi dal fondale, Cristina dal fondale. Sempre lentamente. Lentamente. Ciao, io sono Chiara e interpreto il ruolo di Giovanna. Sono la prima compagna scelta da Rosa per intraprendere questa missione di vita dedicata ai bambini, ai poveri e ai bisognosi. Sono la più piccolina dei 5 gigli della montagna. Sono la più bella e la più vivace del gruppo. Tu vai, che la tua bambina ti attende. E ho paura di essere da sola. Ti ho detto vai, non indugiare. Ciao, io sono Adalgisa e interpreto il ruolo di Cristina Inzinga, una delle sorelle Inzinga. E Cristina è un ruolo molto bello, mi è piaciuto farlo anche perché era una ragazza semplice e che si donava molto agli altri, faceva molto volontariato ed era anche, nonostante a quei tempi c'era molta povertà, lei era una delle poche che era riuscita a completare le scuole dell'obbligo. Ciao, io sono Gianluca e faccio la parte di Giovannino, il bambino delle stelle. Quella stella non ti abbandonerà mai. Io mi sono divertita a fare questo musical. Io sono Giovannino nonno. E lui? Il Giovannino da piccolo. Da piccolo, hai visto? Ciao, io sono Sara e in questo musical la mia parte è la signora Inzinga, madre di Carmela, Giuseppe e Cristina. E inizialmente ho avuto qualche difficoltà ad entrare nel ruolo per la sofferenza provata dalla donna. Nella mia preghiera ho chiesto ardentemente a Gesù Crocifisso la grandissima grazia. E questa donna dona le sue figlie al Signore. E sono contenta di aver aderito al musical, allo scopo anche di regalare un sorriso in più ai nostri fratelli del Brasile. Mi chiamo Enrica e in questo musical interpreto una parte di una bambina, che è una poverella, e sono molto felice di partecipare.
Mi chiamo Maurizio e recito una parte di un poverello. Mi sono divertito tanto a recitare con tutte queste persone. Dunque, sono Silvio Rizzo, faccio parte della locale filodrammatica di Santa Croce e ho accettato di buon grado di assolvere il ruolo di padre Giaquinta. Avrei voluto esserci anch'io a quei tempi come padre Giaquinta a veder crescere questi cinque gigli della montagna. Io sono Teresa e faccio la parte della seconda sorella in Zinga, Suor Giuseppa. Sono contenta perché i soldi che riusciremo a prendere andranno in Brasile, che nascerà la città del sorriso. Alla ricerca del regno di Dio. Sono Valentina e recito il ruolo di Arcangela. Arcangela è una giovane donna molto vivace, intelligente, molto colta e ha buon gusto nel vestire, era pure una sarta, molto conosciuta in tutta Monterosso. Perché? Perché mi stai chiedendo di cancellare tutto questo? Nonostante la sua vita fosse molto agiata dalla situazione economica, dalle serate mondane, lei comunque riusciva a donare la sua vita ai poveri. È riuscita a donare la sua vita senza lasciandosi tutto dietro, i pregiudizi della gente, della sua famiglia, e comunque credendo molto in Dio. Oh Signore, ti prego, illuminami. Speriamo che tutto vada bene per l'impegno profuso in questi mesi. Fratelli, ascoltatemi tutti quanti. La situazione è abbastanza critica, manca l'acqua e la papera, non galleggi. Oggi pomeriggio raccontiamo sì una storia che ha a che fare con la musica e una storia che ha a che fare con la fede. Cristina è una ragazza timida ma molto tenace, con un'enorme passione per la musica appunto e un talento davvero grandissimo per il canto. Il suo obiettivo quindi era quello di raggiungere il successo, come sperano tante ragazze, di diventare una cantante, però dentro di sé sentiva che mancava qualche cosa. E così proprio cantando la sua vita cambia, una chiamata la scuote e sceglie di diventare Suor Cristina. Buon pomeriggio, Suor Cristina. Ciao Eugenia. Benvenuta. Grazie. Senti, qualche anno fa eri diplomata in ragioneria, lavoravi in un call center, studiavi all'università, eri fidanzata e eri alla ricerca costante di qualche cosa Sì. Che non trovavi nella tua vita. Cercavi delle risposte, cercavi di capire perché tutto ti sembrava non andare come dovesse andare. Correvo di qua e di là, mi impegnavo, facevo tante cose, ma in realtà mancava l'amore nella mia vita, l'amore vero. E quindi poi l'ho scoperto e allora... Dove vivevi? Ecco, allora
Io sono cresciuta in una famiglia di umili condizioni, viviamo a Comiso, provincia di Ragusa, sono siciliana. e niente, così sono cresciuta con... cioè i miei genitori mi hanno sempre trasmesso i veri valori cristiani. Sì. Quindi sono cresciuta così con questa impostazione un po', a volte anche un po' rigida, no? Uh-huh. Quindi ero pure ministrante, chirichetta, in parrocchia, servivo l'altare, così... e con un sogno grande dentro, cioè diventare una cantante. Infatti per avevi cui, dei gruppi, cantavi? Sì, avevo una band, poi facevo piano bar, karaoke, animavo matrimoni, animavo feste, insomma. Quindi ecco, iniziavi anche un po' a lavorare su questa sì, passione. Sì, io volevo, cioè proprio era l'obiettivo centrale della mia vita, su cui puntavo proprio sulla mia vita, no? I tuoi ti avevano appoggiato in questa scelta? Sì, anche se, perché i miei genitori mi hanno sempre appoggiato in tutto, in ogni scelta che ho fatto, anche se obiettivamente, insomma, materialmente anche non potevano molto aiutarmi, no? Quindi mm-hmm. per questo anche mi sono buttata più che altro anche sul fatto di lavorare, di fare qualcosa anche su questo, no? E quindi così cantavo sempre, però mancava sempre qualcosa, perché mi ricordo bene che quando tornavo dalle serate così, sì. poi tornavo a casa, l'indomani mi restava una sensazione, non so, di vuoto dentro, non so, perché adesso che ho la luce posso dire, perché lì mettevo in mostra solo me stessa, quindi non mi ritornava niente. Mentre adesso appunto il mio canto io lo do e insomma mi ritorna 100 volte tanto, ecco. Senti, a un certo punto della tua vita succede qualcosa che adesso andiamo a raccontare, a svelare proprio passo passo, sì. che ti porta su un palco comunque e sì. ti porta su un palco a cantare, però in un modo un po' diverso. Vogliamo vedere insieme sì. che cosa succede, che sì, cosa sì. cantavi? Tua sorella acqua, grazie a Padre Vizia, in te sola Vizia, in te sola Vizia, in te sola Vizia, in te sola Vizia, tua sorella acqua, grazie a Padre Vizia, tua sorella acqua, grazie a Padre Vizia. Poco ci svegli che cosa sono queste immagini e questo bellissimo canto. Facciamo un piccolo passo indietro. Un giorno la tua mamma ascolta la testimonianza di Claudia Cole, della conversione di Claudia Cole, sì. e sa che proprio in quel periodo la Cole cercava la protagonista per il suo musical. Come sì. vanno le cose? Allora, in realtà le Suore Orsoline della Sacra Famiglia si preparavano a festeggiare il centenario di fondazione, che sarebbe stato poi nel successivo febbraio del 2008. Mm-hmm. Per cui in occasione di questa testimonianza loro presentarono anche queste audizioni, no? Che servivano poi per realizzare il musical Il Coraggio di Amare, che racconta la storia proprio di fondazione delle Suore Orsoline. E così allora mia mamma si trovava a questa testimonianza e conoscendo insomma la mia voglia di cantare, di farmi vedere da tutti, no? E così allora mi portò a casa questo foglio. Allora, inizialmente quando vidi che c'era scritto, perché appunto come dicevo prima, sono cresciuta con i valori, ok, però nel periodo dell'adolescenza mi sono allontanata, perché sai, nel periodo dell'adolescenza c'è quella voglia di crescere, di fare le scelte da te, quindi avevo bisogno di capire veramente se... dovevo andare a messa, come devi andare a messa la domenica, no? E quindi volevo scoprirlo da sola, no? E niente, quindi quando vidi questo foglio che c'è scritto Suore Orsoline, ho detto no, non voglio sentire parlare di suore, non voglio sentire parlare di chiesa, di niente, di nessuno. Però poi dopo qualche mese, diciamo, me lo sono ritrovato tra le mani, allora mi sono chiesta: ma perché non approfittare? C'è sempre un modo per farmi vedere, sempre un modo per cantare, per espormi. E così è iniziata questa esperienza.
E allora... Però non erano delle vere e proprie audizioni. No, insomma, perché se... diciamo era una parrocchia che organizzava questo musical. Mi sono ritrovata io da sola, di completamente anche un altro paese, a viaggiare così, con il ruolo principale, che è proprio quello della fondatrice delle Suore Orsoline, che è il ruolo di Suor Rosa. Questo personaggio che ha sconvolto la mia vita, perché era un personaggio coraggioso, da qui infatti il nome pure Il coraggio di amare del musical. Sì. Era una orfana di madre, così, proveniente dal paesino di Monte Rosso Almo, in provincia di Ragusa. E, diciamo che si guardò intorno nel fine 800, primi 900 e disse: ma cosa faccio io? Io ho bisogno di aiutare gli altri, no? E allora cominciò ad uscire di casa servendo sempre il padre per aiutare gli altri che avevano bisogno. Solo che però a un certo punto si rese conto che da sola non poteva farcela. Allora decise di chiamare altre ragazze. E così in questa tappa che io interpretavo questa cosa di chiamare altre ragazze, quindi provocandole pure dicendo: ma tu avresti il coraggio di lasciare la tua famiglia, tutto per donarti completamente al Signore? Allora in queste domande che io interpretavo, quando io mi spogliavo delle vesti di Suor Rosa, mi tornavano nella vita. Io che avevo sempre sognato altro, che i miei obiettivi erano completamente altri, sempre cantare, mettermi in mostra, a un certo punto mi sento dire: ma tu avresti il coraggio di donare la tua vita completamente al Signore? Un attimo mi cominciavano a spiazzare, quindi volta per volta, ogni volta che diciamo presentavamo il musical, sì, ogni volta Suor Rosa metteva qualcosa in più nel mio cuore. Finché un giorno, prima di presentare il musical, una suora dietro le quinte si avvicinò per conoscerci tutti quanti e allora mi chiese una cosa importante: senti, ma non è strano che tu, solo tu, di un altro paese così, hai viaggiato così tanto, magari ti sei tanto sacrificata e alla quale è stato dato il ruolo di fondatrice, il ruolo principale, ma non è strano, non è che il Signore vuole dirti qualcosa con questo? E allora io le risposi dicendo che in quel periodo lì ero arrabbiata, lontana dalla chiesa, non volevo sapere niente. Io le risposi: no, io so il Signore cosa vuole da me. Allora da quel momento lì cominciarono una serie di perché, perché proprio io, ma cosa vuole il Signore da me realmente? Perché ho detto che, perché ho risposto così? E allora da lì è cominciato, diciamo, il processo di conversione, no? E mi sono di nuovo avvicinata tramite le suore pure anche alla chiesa, trovando di nuovo, riempendo quel vuoto, diciamo che nessuno era riuscito a colmare, neanche lavorare, neanche nessuna cosa. Nemmeno il successo, magari niente, quando andava niente, bene niente. Un'esibizione. Invece questo incontro forte con lui mi ha completamente riempita e trasformata. Senti, arrivi a Roma perché inizi a frequentare la Star Rosa Academy. Sì. Non è una coincidenza, credo, è tutto veramente torna. Incastrato, sì, solo lui veramente può fare progetti grandi nella nostra vita. E quindi quell'anno le Suore Orsoline inauguravano la Star Rosa Academy e quindi sapendo, conoscendo queste mie doti canore così, mi invitarono a frequentare l'Accademia e così io cominciai a frequentare l'Accademia. Solo che dico così, un giorno invece di andare in aula danza entrai in convento, ecco. E così ho deciso di iniziare il cammino nel gennaio del 2009, scusa. Quindi questo cammino e cominci anche a farti delle domande sempre sì. più definitive, cioè sì, se veramente sì, sì. vuoi donare completamente la tua vita. Sì, 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 è stato così. E quindi anche perché la prima tappa, il primo di cammino così vocazionale è proprio questa ricerca interiore, questo conoscersi dentro, questo entrare ancora di più in intimità con Gesù. È così che questo periodo mi ha accompagnato, mi ha dato sempre più luce a farmi dire il coraggioso sì, di cui Suor Rosa anche mi provocava, quindi... Senti, alcuni tuoi compagni dell'Accademia
ti dicevano che insomma era un errore, che stavi sprecando il tuo talento, che avevi una voce meravigliosa, sì, e l'abbiamo ascoltata, e che tu sì avresti potuto sfondare, fare carriera, e quindi era uno spreco, stavi sprecando un dono, non dovevi farti suora. E invece tu avevi 20 anni e determinata, dici, anche in questo. Eccomi. Sì, eccomi. E così anche l'anno scorso finalmente ho consacrato la mia vita a lui. Ma come mi dicevi prima, tenace, così il Signore mi ha preso in pochissimo tempo, mi sono donata a lui, perché quando lui ti scopre tu non riesci a nasconderti, non puoi fuggire da lui assolutamente, o ti lasci completamente, ti doni completamente a lui, oppure non sarai mai, diciamo, non starai mai bene pienamente. Senti, nel settembre 2010 prendi un aereo che ti porta in Brasile, sì, per il noviziato, un servizio accanto ai bambini e ai ragazzi di strada, e anche in questo caso il canto e la musica ti aiutano. Sì, assolutamente sì, è stata l'esperienza credo più bella della mia vita, esperienza di crescita, perché appunto questo contatto con realtà completamente diverse dalle nostre, bambini, adolescenti con problematiche che magari io neanche da adolescente ho avuto, no? Mm-hmm. E quindi assolutamente ha cambiato la mia vita, anche nonostante già ci fosse una conversione nella conversione, credo che ogni giorno sia così. E niente, quindi il Brasile per me, soprattutto col canto, è stato importantissimo, perché... Che cosa cantavate in Brasile? Allora, animavo la messa, così come sempre, questo è il mio servizio principale, e in generale anche coi bambini, spettacolini, e sono pure riuscita a realizzare il musical Il Coraggio di Amare, a Coraggio di Amare l'ho portato in Brasile, sì. Interpretato dai ragazzi lì del, sì, Brasile. Sì, sì, ho ottenuto, diciamo, sono molto affezionata a Suor Rosa, per cui va bene, sono rimasta nel personaggio di Suor Rosa, ma ho coinvolto tanti ragazzi della parrocchia, del progetto stesso, che noi abbiamo un progetto sociale là in Brasile, e quindi riuscendo a portarli su un vero palco, loro che vivono magari in periferia, magari nessuno aveva mai visto o quantomeno salito su un palco, e quindi è veramente bello. Qual questo è la cosa più forte che ti sei riportata dal Brasile, l'insegnamento più grande? La gioia. Perché nonostante le fatiche, il sorriso, la disponibilità di questa gente, condividere anche un pezzo di pane, arrivi là da loro e vieni, allora andiamo a prendere il caffè insieme, magari non hanno niente, però hanno questa voglia di condividere, di dividere, per cui è bellissimo, è fondamentale anche in una vita religiosa, no? Adesso scrivi anche, insomma, scrivi i testi, la musica delle canzoni, di canzoni, sì, per lodare il Signore, vero? Sì, sì. È una cosa che ho scoperto da poco in realtà, uh-huh. Però il Signore appunto non finisce mai di stupirci, e quindi non finisce di stupirmi anche nel fatto di farmi scoprire sempre doni nuovi, no? E quindi io descrivo questo mio rapporto bello che ho con Lui, un rapporto veramente di amicizia, di avere un uomo veramente accanto, un uomo fedele, e così lo descrivo nelle canzoni, testimoniando la bellezza, annunciando la gioia attraverso la musica. Se dovessi scrivere un verso sulla fede, come probabilmente hai già fatto, come la descriveresti, la tua fede? La mia fede la descriverei intanto, vabbè, se ripenso anche a una mia canzone, così descriverei, come ho detto prima, un Dio vicino, proprio sempre presente in ogni momento della tua vita. E senza di Lui non si può far nulla, niente ha un valore, per cui penso che Lui come il centro della vita. E se dovessi raccontare con una canzone la tua chiamata, come la racconteresti? Ti do il titolo del musical, Il Coraggio di Amare, perché ci vuole coraggio a scegliere di seguire una vita così, soprattutto nei giorni d'oggi, come anche Papa Francesco dice a noi giovani che siamo abituati al provvisorio, no? E quindi ci vuole il coraggio di andare avanti, di essere fedeli a Lui, e quindi penso che Il Coraggio di Amare possa essere il titolo che mi porto per sempre, insomma, così. Viene da chiederti se qualcuno, oltre a Lui ovviamente, ti ha aiutato a tenere questo coraggio? La tua famiglia, i tuoi amici? Sì, sicuramente la mia famiglia, che mi sostiene tantissimo,
quando, in quei momenti in cui cado, sì, ma anche la congregazione, la comunità sono molto molto vicini a me e quindi questo è importantissimo. Poi penso che la cosa più importante sia avere un dialogo aperto con tutti, in famiglia, in comunità, per cui questa cosa è proprio importante. Suor Cristina, grazie per averci portato la musica della tua fede qui in studio. Ne abbiamo sentito parlare in questi giorni, Suor Cristina è la vera star di The Voice. Noi di fanpage.it abbiamo in esclusiva in collegamento telefonico Lorella Mauro, una carissima amica di Suor Cristina. Grazie di aver accettato il nostro invito. Partiamo subito. Anzitutto, che legame c'è tra te e Suor Cristina? Suor Cristina è una carissima amica, quasi una sorella. Noi ci siamo conosciute nel luglio del 2007 e l'occasione è stata quella proprio, le audizioni per reclutare i ragazzi giovani che volevano darci una mano a mettere in scena il musical Il Coraggio di Amare, che io insieme con un'altra persona qui di Santa Croce Camerina in provincia di Ragusa, a due passi da Comiso, città natale di Cristina, abbiamo scritto e sono girati dei foglietti per annunciare che c'erano queste audizioni e nel mese di settembre, questo nel mese di luglio, nel mese di settembre convochiamo questa data per le audizioni. Io conosco personalmente Cristina Scuccia. Cosa le ha colpito di più? Ci ha colpiti immediatamente perché il modo di presentarsi genuino, semplice, umile, di una semplicità disarmante, no? E poi visto il percorso che splendido che ha fatto e i risultati ottenuti, sia insomma professore musicalmente, ecco, sia musicalmente che spiritualmente, non ci sbagliavamo, ecco. Cristina è capace in tutto quello che fa, lo fa con tenacia, lo fa con forza, lo fa con sentimento e forse per questo diventata popolare nel giro di poche ore. Ciao, io sono Cristina, interpreto il personaggio di Rosa. È stato un po' complesso entrare nella parte di Rosa perché comunque non è, cioè, non sono così come lei, insomma. È un personaggio da imitare e anche nel nostro piccolo, proprio ad ammirare per la sua forza, la sua carica, con cui ama i piccoli, ama i bisognosi e si dona al Signore. So anche che avete condiviso un'esperienza molto toccante in Brasile. Cristina, che in quel momento stava facendo il suo noviziato, quindi aveva già intrapreso il cammino per diventare suora. Il noviziato, ecco, che è stato della durata di 2 anni, una buona parte, più di 1 anno e mezzo, l'ho fatto in Brasile, in terra di missione, dove le suore orsoline hanno una bella realtà. Mi ha fatto questo splendido regalo, infatti io lì sono stata invitata come autrice del musical, e lo splendido regalo di averlo tradotto in lingua portoghese e averlo realizzato con gli adulti e i bambini della missione. E lo scopo dei nostri spettacoli era raccogliere fondi per realizzare un centro sociale in Brasile. Dopo quell'esibizione so anche che vi siete sentite per telefono. Cosa vi siete dette e soprattutto lei come sta vivendo questo momento? Io ho ricevuto l'altra sera sul tardi un sms di Suor Cristina, dove non ha parlato di popolarità, non ha parlato di successo, non ha parlato di tutto quello di cui i giornali stanno parlando. Suor Cristina mi ha chiesto preghiera. Io penso che lei lo sta vivendo con la semplicità con la quale l'avete vista quando si è esibita, no? Però tutto quello che sta intorno, tutto quello che si sta costruendo probabilmente la spaventa un po' e quindi chiede sostegno perché questa spinta spirituale la sostenga, no? È vero che le consorelle l'hanno spinta, l'hanno incoraggiata ad andare a The Voice? Ma Suor Cristina è stata una ventata di gioventù, di entusiasmo, una ventata di novità all'interno dell'ambiente delle consorelle e quindi
sì, la spingono abbastanza, anche perché vedono in lei, insomma, non ha grilli per la testa. Uh-huh. Cristina, questa è quello che ha tenuto in TV, perché questa volta l'occasione è stata la TV, lo ha da sempre ottenuto, almeno insomma per il periodo che la conosco io, in tutti quegli ambiti in cui si è presentata, quindi alle nostre audizioni. Cioè, è bene ricordare che Cristina, sì, prima di incontrarla, era una ragazza che faceva serate musicali, aveva una propria band nella provincia di Ragusa. Che ci sia una presenza così positiva tra i giovani e che comunica con i mezzi di oggi è bello, è un modello molto positivo, non dovrebbe fare scandalizzare. E tu la vedi come vincitrice di The Voice? Lo speriamo, sì. Finalmente qualcosa di nuovo fuori dal cliché, mm-hmm, perché sarebbe scontato che vincesse una persona laica, no? Forse l'abito avrà dato una mano. Uh-huh. Però se non c'è la stoffa non... Sor Cristina è una suora, uh-huh, ma prima di essere una suora è una persona, è una ragazza dei nostri tempi, che poi ha fatto una scelta di vita. E la tempra di Cristina musicalmente è vicina a quella di J-Ax. Grazie di essere stata con noi, di aver accettato il nostro invito. Ringrazio tutti quanti per l'interesse dimostrato nei confronti di Cristina e nei confronti delle persone che abbiamo avuto il dono di averla incontrata nella nostra vita, perché è un dono speciale. Quindi grazie per questo onore che ci avete concesso. Grazie. Svaniscono dal cielo del mio cuore, lasciandomi ricordo di un forte temporale che mi ha stravolta dentro quando ho deciso di cambiare. Il sole si confonde fra le nebbie del mio inverno, cammina di un deserto che io vedo tutto intorno. Tu sei la mia speranza, non riuscirei a vivere senza la tua voce, senza il tuo respiro. Emozioni nuove vere, e scopro quel tuo sguardo nello sguardo del dolore. Sei nella sofferenza, non riuscirei a vivere senza la tua voce, senza il tuo respiro. Un'alba nuova che
Gesù, un applauso a Gesù. Grazie, grazie.